Gli esiti di un'approfondita ricerca sull'utilizzo del carbone vegetale attivo è stata resa nota nei giorni scorsi a Padova, ma interessa da vicino migliaia di vicentini residenti in area ovest e sud-ovest della provincia. Si tratta di uno studio sperimentale che dimostra, almeno per la fase in vitro, come questa metodologia e la sua applicazione nell'organismo umano, già valida in caso di avvelenamenti generici, riuscirebbe a disperdere una percentuale considerevole, circa il 50% di PFAS. Il protocollo sperimentato prevede il drenaggio a livello intestinale del PFAS, rendendoli in pratica eliminabili attraverso le feci. Questi primi risultati concreti, ha dichiarato il professor Carlo Foresta in sede di illustrazione, suggeriscono la possibilità di trattamento realizzabile con un semplice integratore alimentare. Se è incontestabile come l'inquinamento ambientale rappresenti un problema diffuso a livello globale, il caso dei perfluoroacrilici ha acquisito estrema rilevanza soprattutto nel territorio veneto nell'ultimo decennio. Le manifestazioni cliniche associate all'inquinamento da PFAS sono certamente evidenti nelle popolazioni più esposte, spiega il professor Foresta, ma è interessante considerare che anche i bassi livelli di queste sostanze possono costituire fattori di rischio. Su queste premesse sono state proposte varie iniziative per la riduzione delle concentrazioni di questi agenti inquinanti persistenti nell'ambiente. In particolare si è rivelato efficace l'utilizzo di filtri al carbone attivo per la purificazione delle acque ad uso umano nell'area rossa a massimo inquinamento da PFAS.